Come guardare i compiti inviati dall'insegnante e alla fine, dopo averli svolti, inviarli nuovamente all'insegnante. Accedo a Bismart, controllo le classi o le discipline a cui sono iscritto, vedo che in classe, la classe terza D, matematica, c'è un evento contrassegnato dal pallino rosso e il numero 1. Clicco sulla parola eventi e viene fuori l'agenda. Nell'agenda sono riportate, oltre alle video lezioni, anche i compiti. Le video lezioni sono evidenziate con il colore rosa, i compiti invece con il colore verde. Clicco dove c'è scritto divisioni di colore verde. E trovo il compito inviato dall'insegnante, divisioni il compito. L'insegnante ha inviato un allegato. Per guardare l'allegato basta cliccare sopra. Ecco, questo è l'allegato inviato dall'insegnante. Posso scaricarlo, guardarlo, ricopiarlo, completarlo e alla fine inviarlo nuovamente all'insegnante. Per inviarlo, devo continuare sempre sulla stessa pagina. Anziché allegati, vado a carica i file di svolgimento del compito direttamente ad allega risorse. Clicco su allega risorse. Vado a cliccare sulla parola immagini. Aggiungi. In questo caso computer, anche se sto lavorando con un cellulare. Clicco computer, mi dice aggiungi file, vado, clicca per selezionare il file da caricare. Clicco, scegliere un'azione, acquisisci immagine o registratore se devo registrare un audio. Acquisisci immagine. Acquisisci immagine con fotocamera solo una volta. Vado sul quaderno dove ho svolto il compito e faccio la foto del compito svolto. Clicco su questo flag, su questa specie di V. Ok, la foto si è caricata. Se devo inserire una seconda pagina, clicco nuovamente, acquisisci immagine solo una volta, vado sull'altra pagina del quaderno e clicco nuovamente. Di nuovo il flag o quella specie di V, procedi. Dopo aver praticamente fotografato tutte le pagine del compito, procedo. E clicco sulla parola procedi. Il cellulare sta caricando le immagini. Allora, ha caricato le due immagini che io ho scattato. Clicco sul quadratino, evidenzio praticamente l'immagine che deve caricare, la prima e la seconda, e clicco su inserisci. Le immagini, le foto dei compiti svolti sono stati caricati. Dopo aver finito il lavoro, clicco su salva. Il compito viene inviato all'insegnante che provvederà a guardarlo, a dare un commento in quel caso oppure mettere un voto. L'alunno potrà controllare se il compito è stato visto dall'insegnante o se c'è un commento a quel compito andando su quest'altra icona. Ecco.